Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo un mese e mezzo di studio e comunque periodo di netta distanza dalla pesca in qualsiasi sua forma e genere, finalmente ragazzi sono di nuovo in pesca, qui in uno dei miei spot preferiti vicino a dove tengo la barca. Come vedete oggi le condizioni fanno ben sperare, primo perché metà della mezzaluna dove generalmente si ormeggiano le barche a vela è completamente vuota, il che mi consente di effettuare lanci praticamente in ogni direzione oggi, cosa non indifferente in quanto capita spesso che ci siano delle piccole mangianze o dei banchetti di pesce che si muovono proprio in queste zone dove le barche a vela si attraccano, quindi oggi veramente a livello di spazio non ci si può proprio lamentare. Adesso sto montando la canna, come canna sto usando oggi la mitica Galaxia di DP, una canna quindi da trautaria super sensibile, perché non ho ancora avuto il piacere di beccare il mio caro amico il signor Aluzzo con una canna sensibile e divertente come questa, che con i bass si è dimostrata una vera e propria canna straordinaria. Vediamo oggi di insidiare qualche Aluzzo, il clima è molto caldo e c'è il cielo velato, diciamo che la giornata è un po' contrastata a livello meteorologico di tempo, però c'è un pochino di vento che il fastidio non dà e poi l'acqua torbida che sicuramente nello spinning in generale è sempre un punto in più a favore del pescatore. Quindi adesso mi appresto a finire di montare il terminale sulla canna e poi iniziamo subito con i primi lanci. Benissimo ragazzi, allora non ci resta adesso che lanciare, la frizione è tarata a puntino, l'esca per antonomasia che l'anno scorso insieme al mio amico Leo, che saluto, mi ha dato tantissime soddisfazioni, quest'anno ci riproviamo più carichi e più preparati di prima, avendo l'esperienza dell'anno passato e in più con una canna che, ecco, come vedete qui sotto di me ora stanno passando una marea di occhiate che purtroppo non credo che la telecamera arriverà ad inquadrare per via dell'acqua troppo torbida. Comunque quest'anno non solo abbiamo le esperienze dell'anno scorso, speriamo di avere anche un po' di fortuna come l'anno scorso nel incontrare un buon numero di lucci di mare, che comunque sono tra i predatori più comuni nel periodo estivo all'interno di questo e di tanti altri spot. In più abbiamo una canna che, pur essendo leggerissima, è molto affidabile, ma soprattutto è molto più divertente a livello di pesce in canna. Basta che andate a vedere il video dei bass, insomma, o quando ho preso la tracinona, insomma, da lì già vi rendete conto che è uno spasso soltanto tenere in mano una canna come questa. Quindi adesso ci aggiorniamo dopo, sperando in una prossima cattura. Ragazzi, poco fa ho avuto una bella slamata, come vedete qui si nota già qualche segno di morso. Non pensavo proprio sulla gomma, invece un bel Aluzzo, io lo stimo intorno al chilo, veramente bello, veramente grande, ha dato due pizzicate qui sulla coda dello shad, ma non c'è stato assolutamente modo di ferrarlo perché l'amo era comunque distante da dove mangiava lui, ha mangiato in coda e dopodiché non si è più fatto rivedere. Adesso ho montato un vibration metallico di AliExpress. Questa in acqua fa delle vibrazioni allucinanti, quindi vediamo di attrarre qualcosa. È circa un'ora e un quarto che sono in pesca, ma a parte quei due attacchi qui sullo shad non ho visto né sentito nulla. Ma in queste pesche spesso l'ora più propizia è proprio il tramonto, quindi adesso aspettiamo un po', vediamo di aspettare qualche banco di pesce in entrata. Ragazzi, pesce in canna finalmente.
No! L'ho perso, raga, l'ho perso, slamato. Slamato, colpa di sta maledetta telecamera che non si accendeva. Ragazzi, finalmente c'era stata una boccata, niente di che, un pesciotto piccolo, però l'avevo preso. E vabbè, ci rifaremo. Ragazzi, scandaloso, ragazzi, veramente scandaloso. Questo è lui, non ci sono dubbi. Pesce serra, ragazzi, guardate qui. Oggi purtroppo pescata veramente storta. Ho sentito una leggerissima trazione, poi dopo qualche punzecchiata e alla fine una strattonata pazzesca che mi ha fatto partire la frizione, comunque dura, e ha tagliato tutto e si è fottuto lo spingibile, ragazzi. Questo è lui, pesce serra al 100%. E va bene, però ci riproviamo. Eccolo qua. Ragazzi, finalmente pesce in canna. Slamato anche stavolta. Oh, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Oggi non se ne può più. Non se ne può più. Il pesce serra che taglia. Cioè, oggi veramente, per la prima volta dopo anni, sto facendo una pescata piena, piena zeppa di slamate, ragazzi. Continuo a slamare o mi tagliano l'artificiale o lo inseguono o lo punzecchiano e non abboccano. Ragazzi, slamato, l'avevo appena ferrato, niente. Ma ancora manca ancora un po' al tramonto e ci sono ancora le possibilità per effettuare la tanto desiderata cattura. Mi stanno facendo impazzire, slamano in continuazione oggi. Sembra che ci abbia addosso una sfiga nera, ma io non mi arrendo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda giornata estiva dedicata all'ultralight spinning. Questa volta sono in compagnia del grande Santi, che ha già la bombarda montata e sta facendo delle opportune sostituzioni con shad e gommine varie. Solita attrezzatura, o per meglio dire, l'unica cosa diversa è la canna, ma sorpresa, non vi dico nulla sulla canna, poi gli dedicherò un video a sé perché merita. E come al solito stiamo cercando di insidiare qualche aluzzo. Ieri, come avete visto, il Serra mi ha strappato il terminale, tante mangiate, ma quasi tutte andate a vuoto per sfiga principalmente. E oggi ci riproviamo. Il canale, come vedete, è sempre bello libero, non c'è neanche una barcabella alla mia destra, quindi fare qualche lancio pure nella parte concava non è sicuramente male. Vediamo oggi, diciamo, la giornata è più soleggiata. Lì c'è un branco di cefali, vedi a galla che fa. Bella questa, fantastica, da che gommina. Dove l'ha presa questa? L'ho detto l'altro giorno, un Che pacco di figata, troppo bella, bellissima questa. E che vuoi di più? Ragazzi, Santi oggi mi farà i lividi per quanto riguarda le catture, vedrete, la gomma è gomma, ragazzi. Ragazzi, pesce in canna, finalmente! Pesce in canna, speriamo di non perderlo questo perché, ragazzi, dopo tutte le slamate di ieri, per il momento viene. Non ho idea di cosa sia, penso che sia aluzzo. Sì, un bel aluzzetto, eccolo qua. Ok, benissimo. E non è. Boh! Ragazzi, che c'è release! Vabbè, l'intenzione era quella. Ancora è lì, ragazzi. Benissimo, io ho scappottato. Quindi a posto. Se lo prendiamo più grande, ce lo portiamo a casa. Bravo, Santi! Bravissimo! Bravissimo, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oh, t'ho pescato io a te pure. Aspetta, eh. Combattitelo bene, vai, vai, alzalo. Bello questo, bellissimo. Guarda, che meraviglia! Ha preso pure la busta. Vedi che non si slama sul gerchettino. Ops, ho parlato. Ok, questo si può. Cosa vuole fare il signor Cupi? Io direi che questo è trattenibile. Ci può stare, ci può stare. Bella. Complimenti, compare, bella cattura.